Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2012 e la nostra carriera. Andiamo, dobbiamo fare il nostro terzo gran premio, meglio terza qualifica adesso, perché siamo nel gran premio di Cina. E allora andiamo a vedere un attimo le email, perché in questa gara a Shanghai c'è sole per prove libere e qualifiche e nuvoloso in gara. Vabbè, l'importante è che non piova. Ricordo che l'ultima gara eravamo arrivati undicesimi, un soffio da almeno un punto potevamo guadagnarcelo, e eravamo partiti diciassettesimi. Vediamo adesso se riusciamo a fare qualcosina di meglio. All'inizio non è facilissimo. Andiamo quindi a Shanghai con le qualifiche. Ho fatto un po' delle prove libere, c'era anche una ricerca sviluppo, se non sbaglio era per i freni in queste prove libere, e vediamo in qualifica se riusciamo a fare un po' meglio. Vediamo soprattutto qual è l'obiettivo, perché non me lo ricordo. E naturalmente ragazzi, vi ringrazio sempre per seguire questi video, spero che piano piano riusciremo anche ad aumentare un po' le nostre posizioni qui in classifica e almeno a battere Ricciardo, che è il nostro compagno di scuderia. Dobbiamo un po' farci la mano con la nuova vettura e con il volante. Vediamo qui se riusciamo a fare qualcosa di buono. Vediamo se ci dà l'obiettivo, che è almeno 14esimi. Sì, certo. Allora, avevo visto anche un setup. Vediamo se... Non dovrebbe essere un problema qualificarsi per la prossima sessione. Sì, proprio. Cerca di effettuare subito un giro veloce, così potremo risparmiare i pneumatici. A mani basse proprio ce la facciamo, Cina. Ok. E andiamolo a vedere, perché allora questa aerodinamica, senza che vi spiego tutto, poi se vi possono servire, ho messo il bilanciamento del freno un po' più sull'anteriore, bilanciamento bar antirollio e anteriore e posteriore in questo modo, sospensioni in questo modo. Avevo visto anche qualche settaggio su internet, giusto così per vedere un po' se c'era qualcosa di buono su qualche forum e cose del genere, più o meno. E qua ho aumentato solo l'ultima marcia, perché c'è quel rettilineo molto ma molto lungo che andava al limitatore. Qui qualche cambiamento in questo modo, e andiamo a vedere come si comporta la macchina con questo settaggio. Devo dire che va abbastanza bene con questo setting, che come detto avevo preso spunto su internet, perché ci vuole parecchia pratica, visto il tempo a disposizione che non è tantissimo. Devo trovare un po' di settaggi predefiniti che si trovano, e quindi scendiamo in pista con direttamente il giro lanciato, sì. E quindi diciamo, se trovo qualcosa di abbastanza bilanciato che mi può tornare utile, lo... mo ci schiantiamo subito. Allora, pronti, eh? Mettiamo carburante elevato, così, cazzutissimo. Vai, partiamo al volo. Ok. Obiettivo, ricordiamo, 14esimo, quindi l'importante è almeno adesso superare il Q1. Infatti, come ho detto, quello, cerchiamo di fare un giro veloce subito, se no squagliamo le gomme e poi non ce ne abbiamo più. Maledizione. Ok, un po' di Gertz, abbiamo il DRS. Ci sono un po' di curve complicate in questo Gran Premio. Una è la prima, perché è molto lunga e si cosa, alza e riabbassa piano. Quindi bisogna dosare bene acceleratore e freno. E poi ci sono anche queste qui, non sono semplicissime, perché si rischia di uscire, perché andrebbero prese molto velocemente una dietro l'altra, ma l'importante è prenderle, dai. Anche questa non è semplicissima, anche perché dà rettilineo più lungo, quindi meglio prenderla bene, perché almeno si riesce ad arrivare a velocità più elevate qui a rettilineo, magari più utilizzare il DRS in questa parte in gara. Ho cercato di superare qualcuno, purtroppo più di tanto questa non va, quindi non potremmo fare più di tanto.
anche questa non è semplicissima. Infatti ci sfragelliamo, porca di quella troia. Riprendiamo il nostro da qua magari, perché bisogna farla molto ma molto velocemente. Ma bisogna stare attenti quando si prende il cordolo interno. Neanche quello esterno, perché sennò ci si blocca la macchina. Terzo posto, siamo, azione, siamo terzi, ma quelli avanti non li siamo. Velocissimi, vediamo se riusciamo a migliorare qualcosina. Daniel ha raggiunto il quarto posto. Eh dai, almeno significa che siamo più veloci di lui. Certo, sta dietro, però è già qualcosa. Di complicanze con il DRS lì sul pedale della frizione, cercando di non premere il freno. Ogni tanto uso anche la scalata, diciamo, in manuale, tanto il cambio è, diciamo, semiautomatico, quindi la prende il comando. Bene, 1.38 Alonso, ottimo, 2 secondi più lenti, ma vabbè, piuttosto prevedibile la cosa. Questa curva è un attimo complicata, non direi se appena prima di concluderla. Vediamo se riusciamo a migliorare qualcosa. Questo giro per me è andato abbastanza bene, nel senso che non è che ci sono così tanti margini di miglioramento, quindi vediamo un attimo che ne viene fuori. Nel caso rientriamo al box. Sei quasi a secco di carburante e cerca di effettuare un pit stop entro due giri. Perfetto. Se riusciamo a migliorare qualcosina. Eri sì, veloce nel primo settore, invece nei settori tu. Vabbè, ciao. Torniamo ai box e vediamo un attimo se riusciamo a superare almeno il Q1. Andiamo un po' avanti adesso con il tempo. Forse è meglio se aspettiamo, ci sono molte vetture in pista al momento. Vabbè, in teoria dovremmo superarlo abbastanza agevolmente il almeno il Q1, anche perché gli altri, oddio, ma gli altri non sono usciti, tipo Vettel settimo, così Hamilton nono. Forse negli ultimi minuti si affolleranno. Beh, ho fatto 1.38. Non era 1.40 quello che avevo visto. Vabbè, meglio così, 1.38. Direi che è ottimo, perché nelle prove libere avevo fatto molto di più. Ero convinto di aver fatto 1.40, sinceramente. Infatti avevo detto anche quando si è fermato Alonso che eravamo 2 secondi più lenti. Meglio così, 1.38.7 è discretamente buono. Vediamo se riusciremo a fare anche un Q2 buono. Comunque, se riusciamo ad andare discretamente bene, posso dire che molto ma molto fa il settaggio dell'auto. Io infatti all'altra avevo fatto qualche piccola modifica così, ma non... Qui invece avevo provato a fare prima un settaggio io. E... non siamo ancora una vita. Mancano 5 minuti alla... Vabbè, sti cazzi, tanto lo dovremmo passare entro i primi 10. Avevo provato a fare un settaggio io e facevo anche un paio di secondi più lento rispetto adesso. Poi ho visto questi settaggi, queste varie opzioni che qualcuno aveva provato e aveva detto che era piuttosto buono, e la differenza si nota tantissimo, quindi è molto anche quello, fa il setting dell'auto, e però ci vuole molto ma molto tempo per farlo, perché bisogna provare e riprovare, quindi io non avendo tempo cerco di vedere se li trovo su internet, su qualche forum, su qualche sito, così, e ne ho trovato qualcuno, e quindi adesso proveremo anche quelli in modo tale da vedere se riusciamo ad andare un po' meglio. E sembra di sì, già abbiamo superato il Q1 con un secondo tempo, quindi non sembrano affatto male. In teoria me li ha lasciati, si personalizzato. Scendiamo subito che non c'è nessuno in pista, cerchiamo di fare il nostro giro lanciato. Perfetto, sempre dietro a qualcuno. Non il DRS, niente, non la fa. Non si
benzina come stiamo messi. Elevata, attenzione. Staccatone, no, cerchiamo di superarli perché sennò questo. Oh, scusa. Attenzione. Se no ce li abbiamo davanti qua al giro. Beh, li usiamo come punto di riferimento magari. Doppia cura perché poi col DRS lo sfruttiamo, a questo punto ci mettiamo anche in scia. Non andare lunghi, guarda questi che porca puttana, maledizione, guarda questa. Ma figlio di una gran bola. Ma che penalità. Ma se è stato quel testa di minchia. Diciamo che c'è stato un concorso di colpa. Ma io sto facendo la mia curva. Maledizione. Vabbè, va. Questo giro direi che è andato. Perché anzi, a questo punto facciamo una cosa, torniamo ai box perché se no ci giochiamo benzina e gomme nel resto del giro e poi in quello dopo allora facciamo direttamente che torniamo al box. Aspettiamo che passano tutte. Ci sono molte vetture in pista. Che cazzo devo fare? Dovremmo pur scendere in pista, no? Ma che ci vogliamo sta qua col tramezzino e una Coca-Cola. Anche se sarebbe preferito. E buttiamo in pista. Fugagli le gomme del coltello. No, non ce l'abbiamo un coltello dentro l'abitato. Ora ci avremo quello là davanti. Guarda qui. Allora facciamo una cosa. Facciamoli passare. Vai, vai. Vai, vai. Piano, piano. Ok, almeno abbiamo un po' di... Intanto uscirà sicuramente qualcuno dai box che ci si pianterà davanti. Ne sono convinto. Cerchiamo almeno di fare un giro decente per piazzarci almeno 14esimo. Prima di rientrare nel Q3. Abbastanza distanti da quelli davanti, finché non c'è qualcuno che rallenta. Infatti, ecco, perfetto. Perché non sta facendo il suo giro di qualifica, lo becchiamo proprio qui nel misto, giustamente. Attenzione. Ok, questo almeno lo troviamo così, senza far danni. Che ha questa curva malefica. Vai, abbiamo il DRS. Qua è abbastanza larga, quindi non perdiamo controllo in teoria. Questa risposta ottimo. Questo è. Che vediamo l'ultima curva. Scredate bene, vediamo il tempo. Sei al quinto posto. Quindi, attenzione, non è male come tempo. Proviamo a vedere se nei primi settori riusciamo a fare meglio. Nel caso continuiamo. Se no rientriamo in box e vediamo. Riusciamo a superare anche questa. Questa Q2. Sì,
era un attimino in vantaggio rispetto al giro precedente, che comunque era 1.39.8, prima avevo fatto 1.38, forse, mi ricordo. Stai esaurendo il carburante, devi effettuare una sosta ai box nei prossimi due. Abbiamo finito, tanto questo è il giro, va bene così. Attenzione, abbiamo migliorato i 4 decimi, siamo secondi, bene. I tuoi tempi... Torniamo ai box. Aspetta, vediamo che mi dice. Nel primo settore sono buoni, ma non riesci a essere altrettanto veloce nel terzo. Vabbè, sti cazzi, a qualcuno dobbiamo pure rallentare, non è che... Torniamo ai box. Quindi attenzione ragazzi, sta andando discretamente bene con questo setup. È cambiata di molto la situazione. Vabbè, direi di andare... Quindi molto probabilmente riusciamo a arrivare anche al Q3. Grande ragazzi, grande cazzo. Fantastico. Secondo tempo incredibile con la nostra Toro Rosso. E posso, a questo punto posso dire che i setup fanno la differenza e di parecchio. Anche perché non è cambiato assolutamente niente. La macchina è quella, la difficoltà è quella, quindi non... Ma io l'avevo già provato in... non nella pratica, ma nel giro libero là, che si può fare time trial. Con i miei vari settaggi avevo provato a fare qualche giro. E poi con questo qua che avevo visto, e 2 secondi di differenza ci stavano, quindi... qua sinceramente non so che fare. Se provare a fare una bella partenza, o se mettere ad esempio adesso le gomme dure... Partiamo con le morbide e poi mettiamo le dure. Non lo so, direi di fare... Perché se mettiamo le dure, poi possiamo fare l'ultimo split di gara con le morbide. Anche se poi avremmo perso parecchio. Vabbè dai, facciamo con le morbide. Forse sarebbe meglio uscire ora. Sì, usciamo adesso, vai. Meglio fare con le morbide, almeno manteniamo la strategia anche degli altri e cerchiamo di rientrare quando rientrano loro, eccetera, eccetera. Non inizia a diventare un po' complicato, quindi faccio dei danni. Stavolta dobbiamo arrivare a punti, ragazzi. Non so quale sia l'obiettivo della gara, poi penso non ce lo dirà dopo le qualifiche. Ma questa volta dobbiamo assolutamente arrivare a punti. Nell'ultima gara li avevamo sfiorati una posizione. Adesso qualche punticino dobbiamo per forza raccattare, soprattutto battere Ricciardo, che è il nostro compagno di squadra, perché a metà campionato dovremmo cercare di essere noi davanti a lui per diventare prima guida della Toro Rosso. Per adesso sta vincendo lui a bomba, perché vengono considerate anche le qualifiche, quindi per adesso è 4-0 per lui, diciamo. Cerchiamo da questa gara in poi di fare un po' meglio, anche grazie ai settaggi trovati su internet. Piano piano. Col volante, come detto, pian piano ci si fa, cioè ci si fa un po' la mano. Comunque la differenza c'è parecchio con il pad, è molto... Bisogna pennellare un po' di più le curve. Porca di quella troia. E non fare queste minchiate. Allora andiamo un po' indietro, vediamo da qua magari. C'è un po' più di difficoltà nel... lo sterzare, cioè meglio, si riescono a fare meglio queste curve così larghe, ma quando bisogna dare subito alla sterzata è un po' più difficile. 1.38.7 Weber. Vabbè, non è che puntiamo alla pole, noi puntiamo un po' a fare qualcosa di decente, dai, senza avere pretese. Già che siamo arrivati all'ultimo tra i primi 10, è ottimo, direi. Alla terza gara con la nostra Toro Rosso non ci possiamo lamentare. Con questo giro siamo saliti in quarta posizione. Ottimo.
fare qualcosina meglio anche in questo giro e poi preserviamo le gomme, perché queste le utilizzeremo in gara, quindi... dobbiamo anche un po' accontentarci e cercare di fare magari una partenza un po' sportiveggiante. Minuti, la sessione finirà tra 5 minuti. Dai, l'ultimo split, cerchiamo di fare qualcosa di decente. Siamo sesti adesso, dietro un Maldonado. Hamilton, giro veloce. Aia, questa cura non è andata bene, anzi. Vabbè, niente, raga, ottavi, maledizione. Vabbè dai, un altro giro lo facciamo, vediamo. Anche se non abbiamo più benzina, quindi spero di riuscire a finirlo il giro, no? Vediamo solo il primo split, se siamo in vantaggio bene, se no. Ok. La temperatura delle gomme va bene. Bene. Torniamo in box e ci accontentiamo del nostro ottavo posto. Ragazzi, magari in gara cercheremo di fare un po' meglio. Vediamo soprattutto qual è il nostro obiettivo di gara. Hanno battuto. Vabbè, che dobbiamo fare? Noni, bene. Vabbè, ah no, noni e Alonso. Sono ancora ottavi. Vediamo come concludiamo. Addirittura di... ah, bene. Alla fine ci hanno inchiappettato decimi. Ok, vabbè, 1.39.4. Non possiamo lamentarci, ragazzi. Siamo arrivati al Q3. Siamo un secondo più lenti del primo, che è tra virgolette poco. Quindi cerchiamo di fare qualcosa di buono in gara. Adesso siamo andati decisamente bene. Non ho visto il nostro compagno Ricciardo quanto è arrivato. Grande cazzo. Andiamo a vedere un attimo anche... no, non ce l'ha detto. Ce lo dirà. Anche no, non ce lo dice, bene. Vabbè, pazienza, non penso che sia arrivato meglio di decimo, anche se mai dire mai. E quindi, ragazzi, poi ci rivediamo domenica, penso, per il video della gara. Partiamo dal decimo posto, cercheremo di arrivare almeno entro i primi 10, perché almeno riusciamo a guadagnare qualche punticino per il campionato. È nuvoloso obiettivo, ottavo posto. Vabbè. Bene, ragazzi, a questo punto noi ci vediamo per... andiamo al menu, no? Strategia di gara. Possiamo tornare al menu. Lui dove sta? Vedete, sta 4, non so perché 4 su 5. Arrivo in vantaggio 2, giri veloci 2. Ah, pure giri veloci, punti in campionato 4. Bene, ci sta macinando. Scusi, possiamo tornare al menu? Poi torneremo in gara con comodo. Beh, ragazzi, allora vi ringrazio per aver seguito questo video. Noi ci vediamo al Gran Premio per la gara. E un saluto a tutti da quel tale Ale.